Gli strati della Terra. Com'è fatto all'interno il nostro pianeta? Dobbiamo immaginarci la Terra come una cipolla, divisa in strati diversi tra loro. Cominciamo dall'interno. Proprio come il nocciolo di un frutto, al centro della Terra c'è il nucleo, fatto di un materiale molto denso e con una temperatura altissima, oltre i 6.000 gradi. Il nucleo è avvolto da uno strato più esterno composto da materiale fluido, il nucleo esterno. Lo strato successivo è invece detto mantello. È piuttosto solido, ma comprende nella fascia più esterna anche una parte fluida, chiamata astenosfera. Proprio sull'astenosfera galleggia lo strato più esterno della Terra, detto crosta terrestre, su cui appoggiamo i nostri piedi. Non dobbiamo fare l'errore di immaginare la crosta terrestre come un unico blocco immobile. La crosta, infatti, è divisa in tanti blocchi, chiamati zolle o placche, separati tra loro da lunghe spaccature. Questi blocchi, infine, sono coinvolti in un continuo e lentissimo movimento. Le placche, scontrandosi e allontanandosi, possono anche dare vita a vibrazioni della Terra forti e improvvise, che noi chiamiamo sismi o terremoti. I terremoti possono avere intensità diverse e quindi conseguenze più o meno gravi sulla nostra vita. È importante che le zone ad alto rischio sismico, cioè i territori come l'Italia, in cui esiste un alto o medio rischio che si verifichino terremoti, si organizzino per costruire gli edifici sicuri seguendo rigide regole, dette antisismiche.